Storytime. Evoluzione Radio. Bentornati e bentornati amici e amiche da Marco Ferraro Speaker. Oggi sono in compagnia con Ruggero Poletto della CFD Fea Service. Che azienda è? Lo scopriremo senz'altro a breve grazie alle nostre belle parole che cominceremo a mettere sul nostro tavolo. Ma come sempre, prima di partire vi invito cordialmente a visitare le nostre pagine social. Prendete quindi la vostra bella tastierina davanti a voi o lo smartphone, andate a digitare Storytime tramite Google e ci trovate praticamente ovunque. Quindi l'augurio mio solito gradito è quello a voi di una buona navigazione. Per noi intanto, Ruggero, un ben arrivato. Ciao, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, salve. A te tanta grazie per aver accettato l'invito, per essere qui con noi, ma partiamo con il C'era una volta Ruggero Poletto. Chi sei tu, Ruggero? La storia è lunga. Certo. Passa anche qua da Padova, perché io ho studiato all'università ingegneria aerospaziale qui a Padova, all'Università di Padova. Ok. Dopo ho fatto una bellissima esperienza all'estero, ho fatto un dottorato di ricerca all'Università di Manchester, quindi sono stato là in Inghilterra per 3 anni a beccarmi un sacco di pioggia. Wow, è un valore aggiunto. Esatto, sì. Poi stufo della pioggia sono tornato in Italia, ho fatto varie esperienze lavorative anche come dipendente. Dall'Inghilterra ovviamente sono andato in Sardegna prima, ho trovato un lavoro in Sardegna in un'azienda di sviluppo software per gli ingegneri. Ok. Per poi essere tornare in zona, diciamo, Veneto, provincia di Verona, e fondare quella che è la mia realtà attuale, CFD Fea Service. Ok, siamo sempre però nell'ambito dei software. Siamo nell'ambito che è un po' software e un po' ingegneria. Io quando parlo con gli ingegneri faccio software, quando parlo con quelli che fanno software faccio l'ingegnere. Bellissimo, così insomma sono contenti tutti. Esattamente, questo. Esattamente. Ma quindi fare una sorta di ventaglio di questi servizi che offri, cosa mi puoi dire? Diciamo che con gli anni e tutti i vari studi, il mio percorso che ho fatto, mi sono molto specializzato in quello che è l'aerodinamica e la parte anche fluidodinamica, quindi io sono quello che studia le gallerie del vento, per intendersi. Via che la cosa particolare è che invece che avere una vera galleria del vento, come quelle che hanno per esempio le macchine da Formula 1, ce ne ho una virtuale, quindi al computer riesco a simulare quello che è il funzionamento di una galleria del vento. Il vantaggio di averla virtuale, questa galleria del vento, è che si possono avere applicazioni molto variegate. Sì. Per rimanere nel nostro piccolo, della nostra azienda manifatturiera del Veneto, ci sono parecchie aziende che fanno pompe idrauliche, parecchie aziende che fanno ventilazione industriale, studio anche della forma degli edifici, del comfort termico all'interno degli edifici. Sono tutte applicazioni che si adattano a questa galleria del vento virtuale per essere studiate, analizzate e ovviamente migliorate, si spera, dall'applicazione di questa. In previsione chiaramente di quelle che sono le richieste delle clienti. Quella che è la sigla più ricorrente nel nome dell'azienda, nella presentazione che mi hai fatto, CFD, significa appunto Computational Fluid Dynamics, fluidodinamica computazionale, che vuol dire galleria del vento virtuale. Benissimo, fantastico. Abbiamo finito l'intervista, ha fatto una definizione da Bignami fantastica, no, grazie sul serio, Ruggero, perché comunque è bello sapere di riuscire a semplificare concetti che giustamente per te ormai sono all'ordine del giorno, ma anche per ampliare maggiormente la conoscenza del tuo settore. Meglio ancora, permettimi questa domanda, la galleria del vento. Molti magari, parlo anche per me, la puoi andare ad accostare su alcune pubblicità dove giustamente ti fanno vedere quello che può essere una prestazione visuale di un mezzo di trasporto, ma obiettivamente, pragmaticamente, a cosa serve una galleria del vento? Allora, ti faccio l'esempio, parto dalle auto, visto che è ben noto, tutti noi probabilmente abbiamo un'auto, comunque abbiamo avuto a che fare con un'auto. Sì. È presente che le auto hanno le normative Euro 1, Euro 2, Euro 3, e ogni volta che e ogni tot tempo c'è il passaggio, non si possono più vendere le auto Euro 1, bisogna vendere quelle auto Euro 2. Cosa cambia? Cambia che tra un passaggio di normativa all'altra le auto devono essere più efficienti ed inquinare di meno. Okay. Allo stesso modo tutti i prodotti che vengono detti energivori, che quindi consumano energia, hanno queste normative che di tanto in tanto gli fanno scattare degli efficientamenti del prodotto. Quindi un po' come le auto devono inquinare meno, anche le pompe idrauliche, io quello che vendo oggi, fra 5 anni non è detto che posso venderlo, devo vendere una pompa ancora più efficiente di quella che ho oggi. Fantastico. E quindi le aziende man mano devono continuare a migliorare i propri prodotti per restare quantomeno al passo con queste normative di efficienza energetica. Certo. Questo è uno degli esempi, dopo ce ne sono molti di più. Un'altra azienda dove opero sono il mondo della ventilazione. Molte volte ci capita di andare al bagno, accendiamo la luce e parte quella ventolina.
Ultimamente sta andando molto la richiesta di questa ventolina silenziosa. Ok. Ok. E lì rientra l'applicazione della griglia del vento virtuale, dove andiamo a migliorare quella ventolina del bagno affinché non sia solo efficiente, ma sia anche silenziosa, comunque riduca il volume, il rumore che fa fastidioso, certo, per una persona che è in bagno. Certo. Questi sono due esempi proprio magari molto semplici. No, ma che afferri assolutamente il sono punto, nella vita, certo, di tutti i giorni, insomma, sono prodotti che in qualche modo andiamo a utilizzare su base, non dico quotidiana, ma abbastanza, certo, spesso. Dopo le applicazioni possono anche essere di vario ambito. Un'altra applicazione molto utilizzata al momento è quella che viene detta dell'ingegneria antincendio. Lì io, per una volta che progetto un edificio, progetto una struttura, per testare se la struttura funziona dovrei appiccare fuoco e bruciarla. Certo. Ovviamente, certo, se faccio così, costruisco l'edificio, sulla lo brucio. Sulla carta, chiaramente, sì, sì, in linea teorica. In linea teorica non posso farlo. Ecco che allora poter utilizzare questa galleria del vento virtuale, simulare quello che è l'incendio all'interno dell'edificio, vedere come si muove il fumo, il calore prodotto, vedere se le persone riescono a scappare in caso di incendio, è un'altra applicazione di questa galleria del vento virtuale, sostanzialmente. Okay. Certo. Okay. Perdonami, Eugenio, ma quindi questa tua galleria del vento virtuale è più versatile per più prodotti, o ci sono anche altri software, sì, giustamente della CFD FEA Service, che possono essere costruiti ad hoc, quindi tailor made, fondamentalmente per l'efficientamento? Assolutamente. Allora, noi come società abbiamo sviluppato questa galleria del vento e delle, chiamiamole, verticalizzazioni. Okay. Okay? Nel senso che evidentemente sul mercato ci sono tanti software che simula la galleria del vento, però noi per esempio abbiamo fatto una galleria del vento dedicata alle pompe idrauliche, un'altra dedicata peculiare per. Peculiare, ok. Se te cerchi con quella delle pompe idrauliche di progettare un ventilatore, sì, fai, certo, un buco, certo, nell'acqua enorme, chiaro, ok, chiaro, chiaro. Però è molto focalizzata su quel tipo di applicazione e rende particolarmente agevole il lavoro alle aziende, agli uffici tecnici, agli ingegneri sì, operano esattamente in quella fetta di settore. Ne abbiamo già fatte 3-4 di queste applicazioni, sì, di galleria del vento, sì, e pian piano col passare del tempo ne faremo sempre di più. Insomma, basta anche semplicemente visitare il nostro sito per restare aggiornati su cosa, certo, c'è già stato fatto e le nuove cose che verranno fatte. Certo, sito che già direttamente lo potete vedere nel mentre in cui stiamo parlando, ovviamente fin dal principio, con i contatti che passano. Esatto. Sì. Faccio solo un'altra quello che piccola vuoi nota. Sì, sì. Sto apprendendo, grazie. Okay. Allora, una cosa particolare di queste gallerie del vento virtuali è che usano moltissimo le risorse di calcolo. Io, per poter fare una simulazione, adesso userò sempre le stesse, di un ventilatore, sì, sì, okay, certo, no, capiamoci, di un motore, comune, di quello, sì, che è, devo usare la potenza di calcolo del processore del mio computer in maniera veramente massiccia. E una cosa particolare è che la galleria del vento che abbiamo sviluppato noi si basa su potenza di calcolo in cloud, quindi in qualche modo il calcolo che io ho imposto nel mio computer non viene eseguito sul mio computer, sul macchinario, sì, bloccandomelo, certo, magari per 15 giorni che deve, chiaro, fare il calcolo, chiaro, ma lo posso lanciare su un computer remoto e mi vengono ritornati i risultati una volta che la simulazione è terminata. Fantastico. In questo modo qua riesco anche a effettuare più analisi in contemporanea, magari sto ottimizzando una pompa, adesso sempre, sì, sì, su, sì, quei, sì, prodotti, sì, sono quelli dove opero maggiormente, chiaro, ok, chiaro. Sto ottimizzando questa pompa e voglio provarne 4, 5, 6 configurazioni per verificare quale sia la migliore, quindi appoggiandomi al cloud posso simularle tutte in contemporanea e avere i risultati nel giro veramente di poche ore, sì, certo, avere, cioè, o comunque in tempi, tendenzialmente limitati, a, sì, livello, sì, a livello industriale assolutamente limitati, avere i risultati e quindi poterli effettivamente leggere effettuare la scelta migliore da progettista. Chiaro, chiaro e cristallino, Ruggero, ti ringrazio, perché è anche una parte di scuola che è giusto anche da sapere per capire certe cose come funzionano. Oltre ai servizi software, vi occupate anche di servizi di formazione? Sì, okay, ok. Di sicuro la facciamo verso quelli che sono i nostri software, noi e verso anche software di terze parti. In, okay, particolare c'è tutto un mondo di software che viene detto software open source. Sì. Ok, quindi sono i software dove il codice sorgente è disponibile. Molti dei software che utilizziamo noi si appoggiano anche a software di questo tipo qua. E la cosa bella del software open source è che permette a tutti di conoscere nel dettaglio quello che avviene nella galleria del vento. La galleria del vento può essere
una black box, no? Un marchingegno dove io non so esattamente cosa vedo dentro, ma io gli do il disegno della mia pompa e lei mi spara i risultati. Certo. Ma come li ha sparati? Magia, se io posso leggere il codice, il programma, il codice sorgente del programma, certo, non è una black box. Io posso andare dentro e dire mi stai imbrogliando. Sì, vari fattori, eccetera, puoi verificarli, chiaro. Ok, quindi diversi software open source, adesso ne cito alcuni, OpenFOAM, CodeSaturn, CalculX, CodeAster, moltissimi altri. Okay. Sono software ovviamente di applicazione prettamente ingegneristica, adesso qua mi scuserai, il campo è quello, assolutamente, dove noi forniamo servizi di formazione, quindi aziende che vogliono in qualche modo implementare un software CFD e vogliono andare direttamente su OpenFOAM, che è più generico rispetto alle nostre verticalizzazioni, li abbiamo sia in passato e continuiamo a supportarli in quello che è la formazione, installazione nei loro sistemi operativi e fornitura di tutto quello che serve per mettere in piedi il sistema di calcolo all'interno delle aziende. Ci sono dei profili specifici di aziende che si interfacciano a voi, Ruggero? Diciamo che all'interno delle aziende sono aziende manifatturiere, più delle volte, quindi molte volte devono produrre un bene. Chiaro. Questo bene sono quelli che ho citato, ma potrebbero essere anche le lampadine a LED, anche quelli hanno problemi ogni tanto di riscaldamento, che fanno condense, eccetera. Cioè il campo, basta che sia un'azienda manifatturiera. Ovviamente all'interno dell'azienda manifatturiera è l'ufficio tecnico che in genere si va a interfacciare direttamente con noi. Fantastico. In parte anche l'ufficio informatico, perché c'è sempre questa nostra doppia vena, nel senso che io molte delle professioni al giorno d'oggi sono informatizzate, ok? Quello che una volta era io disegno a mano, adesso si disegna al computer, io scrivo a mano, adesso si scrive al computer. C'è una conversione, okay? Diciamo così. Quindi in qualche modo il dipartimento informatico, l'ufficio IT, diciamo così, delle varie aziende in qualche modo ne è coinvolto. Ecco. Chiaro. Coinvolgimento prossimo, ovvero progetti futuri per la vostra azienda, per la tua azienda, qualcosa che si può spoilerare? Allora, noi prossimamente nel mese di giugno faremo alcune fiere, due saranno in Inghilterra e una in realtà sarà a settembre e sarà negli Stati Uniti. E andremo ad accoppiare questa nostra galleria del vento con l'intelligenza artificiale. Mm-hmm. L'obiettivo doveva ancora saltare fuori, no? Eccola qui, pronti. Vengono fuori, certo, l'intelligenza certo, artificiale è molto, sempre molto interessante. Certo. Qual è il discorso? È vero che il cloud mi velocizza il calcolo, come ti ho detto prima, no? Ma noi lo vogliamo dare maggiormente, veramente in un secondo dare una risposta. Okay. Questa cosa la può dare solo l'intelligenza artificiale, raccogliendo un database di applicazioni della nostra galleria del vento, fornendo l'intelligenza artificiale. Non so se sapete come funziona l'intelligenza artificiale. C'è un prompt da inserire all'interno. Io l'ho sempre detto, l'intelligenza artificiale non è intelligente. Okay. È semplicemente un grosso, enorme database di informazioni e lei riesce a imperscrutare da questo database di informazioni e fornirci la risposta più adeguata. Ma perché? Perché ha fatto un sacco di esperienza. Se ci pensi, quello che abbiamo fatto anche noi, andando a studiare all'università, al liceo, a scuola, noi raccogliamo questo grosso database di informazioni nella nostra testa, se abbiamo studiato, e dopodiché man mano nell'esperienza della vita le andiamo ad applicare. L'intelligenza artificiale in qualche modo replica questo meccanismo. Quindi noi stiamo raccogliendo un grosso database di informazioni con cui fare quello che si chiama il training dell'intelligenza artificiale, in modo che quando uno ci darà una prossima pompa da disegnare o da simulare tramite il nostro galleria del vento, il risultato venga dato veramente in un batter d'occhio, addirittura con un coefficiente che l'intelligenza artificiale cerca di stimare il grado di affidabilità, perché a quel punto non è più simulata la pompa, ma è, come posso dire, stimata in base a quello che l'intelligenza artificiale ha capito. Fantastico. Quindi questa è la prossima novità, probabilmente andiamo verso l'autunno, l'inverno di quest'anno. Va bene, staremo chiaramente a monitorare quelle che sono giustamente le varie vetrine dell'azienda, del nostro Ruggero, su tutti www.cfdfeaservice.it, come pure gli altri contatti che vi invitiamo a consultare, appunto per capire se in autunno c'è questo bel sodalizio teorico ma anche pragmatico con queste prospettive che il nostro ospite ci ha anticipato. Ruggero, grazie per avermi fatto scuola, nel senso propositivo del termine, e buon lavoro, buon proseguimento. Grazie, altrettanto. E quindi salutando cordialmente il mio gradito ospite, Ruggero Poletto, di CFD Fair Service, da Marco Ferraro Speaker, un grande abbraccio, grazie per averci seguito fino a questo momento, ci vediamo al prossimo incontro. Ciao ciao! Un saluto. Storytime, Evoluzione Radio.